Quella tra Lauda e Hunt era una rivalità onesta e leggendaria. I due campioni del mondo della Formula 1 avevano delle personalità così marcate da far mangiare la polvere agli altri piloti, anche fuori dai circuiti. Il film di Ron Howard ripercorre la loro storia tra sorpassi e rivalse, dalle prime sfide in Formula 3 al memorabile Gran Premio del 1976. James Hunt, interpretato da Chris Hemsworth, amava godersi la vita e correva le sue gare nel nome del rischio, mentre Niki Lauda, nei panni del quale troviamo un fantastico Daniel Brühl, era invece più freddo e calcolatore, ma non meno affamato di vittoria. Lo scontro tra i due raggiunge l'apice con il Gran Premio di Germania del 1976, quando Lauda, cercando di recuperare posizioni e spingendo la macchina al massimo sotto la pioggia battente, rischia la vita con un incidente che rimarrà nella storia. Ustionato su gran parte del viso, dopo pochi giorni ritornerà al volante per dare una lezione al suo nemico. Ma la lezione sarà ben più importante della vittoria di un campionato e la distanza tra i due, più mentale che fisica, li segnerà per sempre. Ron Howard torna a raccontarci le sfide che hanno cambiato la storia e con Rush emoziona anche chi è digiuno di corse automobilistiche. Una storia di amicizia travestita da rivalità, raccontata con una bravura tecnica di alto livello ed un uso geniale della telecamera. La ricostruzione storica degli sgargianti anni 70 è perfetta nei minimi particolari e rende Rush ancora più coinvolgente. Un centro pieno da non perdere per ricordarsi quando, come diceva Hunt, in Formula 1 contavano più gli uomini che i piloti. Daniel, tu hai avuto la fortuna di conoscere Niki Lauda, che è il personaggio che interpreti nel film. Che cos'è di lui che più ti ha colpito e che tenevi particolarmente a riportare nella recitazione, e quali sono stati invece gli aspetti più duri da riproporre davanti alla telecamera? Devo dire che quello che mi ha colpito di più è che Niki Lauda è diretto, così come molto diretto, molto schietto, così come lo vediamo nel film. Devo dire che Peter Morgan ha fatto un ottimo lavoro nella stesura di questa sceneggiatura. Lui è molto diretto, molto onesto, e questo è qualcosa che ammiro molto di lui. Però ha anche un gran senso dell'umorismo, che è stato anche divertente da vivere, da interpretare in questo film. Devo dire poi che comunque l'aspetto più difficile forse è stato l'incidente e la parte che è ambientata nell'ospedale. Per fortuna comunque Niki Lauda è stato ben disponibile, ben pronto a rispondere alle mie domande e a rivivere forse quel momento così oscuro, così difficile, terribile della sua vita. E abbiamo quindi parlato degli aspetti legati alla paura, alla morte. Per te, Chris, invece è stata un po' diversa, in quanto Hunt, che invece interpreti tu, è morto ormai da qualche anno. Come quindi ti sei approcciato, come hai conosciuto meglio questo pilota? Ho avuto modo di parlare con le persone che avevano conosciuto James Hunt e anche gli altri piloti che avevano corso insieme a lui, Alistair Caldwell, che era il team manager della McLaren all'epoca, e poi ho letto diversi libri, ho guardato molte interviste, filmati di interviste su internet. Devo dire che era un personaggio veramente affascinante. C'era questo suo lato di playboy, di rockstar, ma anche c'era un lato contrassegnato dall'insicurezza, dalla vulnerabilità, che era un po' forse un aspetto che può sembrare contraddittorio quasi. Più approfondivo questo personaggio, più scoprivo contrasti, vari strati, vari aspetti del suo lati, del suo carattere, e quindi devo dire che lui anche aveva un gran bisogno di ottenere dei riconoscimenti, di essere apprezzato per quello che era riuscito a realizzare. Anche a volte si sentiva anche molto frustrato. Comunque devo dire che tutte le persone con cui ho parlato mi hanno parlato bene di lui, con grande affetto, e quindi ho cominciato a pensare che tutte le storie magari un po' ingigantite, esagerate, che si leggevano nella stampa forse erano un pochino una caricatura.